Buongiorno. Ho detto molte volte che noi trattiamo gli argomenti sempre frammentati, sempre piccoli dettagli sui quali vengono poi costruite dei castelli di parole che non hanno un fondamento. Cioè, una di questi argomenti fondamentali, che ovviamente oggi viviamo in una situazione che potremmo definire, citando Flaiano, una situazione grave ma non seria. Cioè, la nostra società è una società di galleggiamento, di apparenze. Per cui quando per esempio si parla d'arte, non si riesce, non c'è più questa capacità di, come dire, di indagare davvero il significato di ciò che ci circonda, di ciò che viene prodotto anche nel campo artistico, letterario. Non c'è più questa passione di conoscenza, di approfondimento dei problemi. Ora, questa situazione dura da tantissimo tempo e coinvolge tutti gli aspetti della società, ovviamente, non solo il mondo dell'arte, che diventa sempre più marginale, non tanto perché non riscuota l'attenzione, anzi ne riscuote tantissima da un punto di vista economico, speculativo, di commercio, ma non ha più nessuna rilevanza in termini di cultura, in termini di comunicazione, in termini di stimolo ad approfondire quella che è la funzione dell'arte, cioè il metterci di fronte alla nostra umanità, al nostro essere, al nostro cercare di realizzarci. E dicevo, questa cosa parte molto lontano. Per esempio, nel 600-700 c'erano dibattiti molto, molto seri. Biagio Pascal affrontò il tema della natura umana. E siccome era un grande matematico, un fisico, una persona, questo è un altro piccolo inciso, morì intorno ai 36 anni e lasciò un segno indelebile con i suoi pensée, con i suoi pensieri nella storia della filosofia e della cultura. Cioè, oggi questo sarebbe impensabile, oggi sarebbe impensabile. E chiediamoci perché. In ogni modo, per tornare a Pascal, lui per esempio criticava ferocemente i gesuiti. Lui e i giansenisti in genere di Port-Royal, perché considerava i gesuiti immersi nella contemporaneità, negli aspetti sociali, trascurando il sacro. Pascal sosteneva, torto ragione, io non entro in merito di argomenti religiosi, l'accenno per dovere, come dire, di cronaca. Pascal sosteneva che la natura dell'essere umano era duplice ed era da una parte il naturale, dall'altra il culturale. La ragione del male dell'uomo derivava dal peccato originale. Essendo un credente, sosteneva questa tesi. E Pascal, dicevo, lasciò un segno molto importante nella storia della filosofia e della cultura. Tanto è vero che Voltaire, buona parte delle opere di Voltaire, hanno in fondo una sorta di sottointeso riferimento a Pascal, perché ovviamente Voltaire, essendo ateo, essendo parte di quella società già allora edonistica, non accettava per niente la tesi di Pascal sul peccato originale e quindi
per così dire, divagava con una certa leggerezza, però non aveva la capacità, la profondità di Pascal. Metteva un po' il discorso sul fatuo e quindi alleggeriva gli argomenti in modo mondano. E oltre a essere il contrario a Pascal, lo era anche molto, per esempio, di Rousseau. Rousseau era un altro soggetto che ha lasciato un segno molto importante, ed era anche qui, aveva un dualismo tra pessimismo e ottimismo. Sosteneva Rousseau nell'Emilio che l'uomo nasce buono e diventa cattivo perché la società lo guasta, e questo suscitò le ire furibonde della Chiesa, la quale invece sosteneva che l'uomo sosteneva e sostiene, anche se oggi ormai la Chiesa non fa più testo, ormai personaggi come Bergoglio non hanno certo il potere di influenzare la cultura. Comunque sosteneva che l'uomo invece nasce cattivo proprio per il peccato originale. E quindi c'è questo dualismo molto, molto, molto strano, no? Leggiamo un breve brano di ciò che dice Pascal. Per esempio Pascal dice: la critica dell'opera di Pascal accompagna tutti i periodi dell'attività letteraria di Voltaire. Questa critica inizia con il suo primo scritto, le lettere inglesi. Questo per quanto riguarda Voltaire. Per quanto riguarda Pascal, ecco, dice delle cose molto un po' negative: l'egoismo, la vanità, la tendenza a dominare sugli altri, ad eccellere sugli altri, ecco i veri difetti che tengono unita la società umana. Dovunque soltanto una vernice di parole, dovunque soltanto il desiderio di arraffare una felicità che esiste esclusivamente in apparenza. Nessuno si cura più della realtà. Tutti ne pongono l'essenza nell'apparenza. Vivono folli e schiavi del loro amor proprio, non per vivere, ma per far credere agli altri di essere vissuti. Ora, immaginiamo, pensiamo che Pascal scrive queste cose alla fine del Settecento. Ora, pensiamo, è drammatico se noi riflettiamo su questa cosa. Cioè, queste frasi scritte da Rousseau, no? Rousseau, ho detto Pascal, forse mi sono sbagliato. Queste frasi scritte da Rousseau potrebbero essere valide, sono perfettamente valide anche oggi. Esattamente, non c'è da cambiare nulla. Cioè, cosa cambia? Cambia semplicemente che oggi questi giovinastri, questi pseudo laureati tipo Azzolina, no? Questa gente qui probabilmente non conosce Rousseau, non conosce Pascal, non conosce Voltaire, quindi non si pone il problema, ecco. E quindi parla e galleggia in questa apparente leggerezza. E quindi quando noi parliamo d'arte, ritorno lì perché quello è il tema, e dobbiamo tener conto che questa è la società che produce, che, nella quale vivono gli artisti e ne subiscono l'influenza. Quindi, siccome gli artisti oggi sono assolutamente inseriti nel contesto, si abbigliano e si atteggiano a originali attraverso cappelli blu, cose di questo genere, piercing, tatuaggi e compagnia bella, ma in realtà sono di una banalità sconfortante, sono di un conformismo opprimente, come tutto il resto della società, non si distinguono per nulla. E quindi è ovvio che producono quello che producono, e questo è inevitabile.
Ma il vero dramma di questo nostro tempo, di questa nostra mancanza di cultura, di profondità, di conoscenza, crea delle situazioni di entropia sociale, di drammi. Perché poi, per esempio, in questo periodo pare sia stato fatto un attentato a Beirut con centinaia di morti, feriti, eccetera. Ecco, allora qui, io parlo sempre del frammento, qui c'è da immaginare i commenti politici, un caso terribile, esecrabile, tutta la retorica a partire da Mattarella, il retore per antonomasia, tutta la retorica in tutto il mondo, esecrabile, eccetera, ma non si cercano le cause. Come mai c'è tanto odio? Come mai c'è tanta disperazione? Come mai c'è tanta superficialità e c'è tanta corruzione? Ecco, poniamoci delle domande, ma noi non solo non ci poniamo delle domande, ma alimentiamo questo stato di cose, perché accettiamo certe forme di arte che sono assolutamente deleterie da un punto di vista, lasciamo stare l'etica, ma proprio da un punto di vista estetico. Ci sono cose che veramente sono una violenza estetica, come certi abbigliamenti, come certi personaggi in giro. Ecco, questo discorso, questo mito della libertà così poco capita, così poco vissuta, come diceva Pascal, vogliono far credere agli altri di essere vissuti. È incredibile come fosse profetica questa affermazione di Pascal. Cioè, veramente in una situazione in cui vi sono dei vuoti interiori, degli abissi veramente di nullità, che vengono mascherati da questo linguaggio, no? Cioè, la scuola dell'obbligo forse ha creato più danni che vantaggi, nel senso che ormai tutti sono capaci a mettere insieme un discorso che giustifica le proprie manie, le proprie perversioni, le proprie devianze, e quindi il discorso fatto bene, che non ha base, che non significa nulla, però apparentemente al suono, all'apparenza, è un discorso che può apparire convincente. Cioè, secondo me uno dei drammi veramente è questo, perché non c'è più la capacità, la volontà, il carattere per affrontare i temi. C'è questo galleggiamento nell'apparenza, c'è questo galleggiamento nell'edonismo, nel consumismo, e che pervade totalmente la società, tutti gli strati sociali, ognuno in proporzione alla propria disponibilità economica, ma pervade tutti, ovviamente coloro i quali ci sono sempre stati e purtroppo ci saranno, temo, quelli che vediamo degli anziani che vanno a rovistare nei cassonetti dei rifiuti per mangiare, ecco, questi chiaramente non hanno né edonismo né consumismo. Ecco, la società produce questi fenomeni, e la cultura non si interessa di questa cosa. Citate dei testi, cioè si è una sorta di solidarietà esotica, cioè gli immigrati, pensiamo a quelli che arrivano dall'Africa, ma non pensiamo a quelli sotto casa, no? E così fanno gli artisti, cioè, hanno fatto parecchi film sugli immigrati, fanno opere d'arte sugli immigrati, scrivono libri sugli immigrati, molto meno di quanto si occupano in proporzione della realtà che hanno sotto gli occhi, che potrebbero modificare con comportamenti diversi. Quindi anche gli artisti, anziché avere un atteggiamento critico, apparentemente hanno un atteggiamento critico, in realtà sono nell'alveo del pensiero unico e ripetono le cose già dette. Io questo ritorno spessissimo, ripeto probabilmente troppo, ma perché mi pare il tema essenziale di questa nostra società, che quando noi vediamo, per esempio, apriamo una pagina del giornale e vediamo un elenco di, di,
manifestazioni artistiche. E poi andiamo a vedere cosa sono queste manifestazioni artistiche. Andiamo a vedere la base culturale, la base di conoscenza che queste trasmettono. E veniamo presi dallo sconforto se abbiamo un minimo di sensibilità, se abbiamo conservato un minimo di sensibilità. E questa è la realtà. Allora, come uscire da questa camicia di nesso? Come liberarci da questa situazione di assoluta incapacità, impossibilità e anche non volontà di reagire? Esiste una possibilità? Ecco, o dobbiamo lasciarci andare, dobbiamo accettare l'esistente perché non abbiamo altra scelta, altra soluzione? E queste sono domande che ovviamente cadono nel vuoto, questo ne sono convinto, quindi non mi faccio illusioni, ma forse non è un male, perché forse dovremmo porceli, perché la massa, siccome siamo 7 miliardi e mezzo e siamo destinati ad aumentare, quindi tutti questi discorsi della cultura che parlano di commistione, che parlano di accoglienza, che parlano di tante cose, ne parlano però in modo, come dire, inconsistente, senza una base, senza un riferimento, senza una struttura logica del discorso, e quindi anziché portare un contributo per la chiarezza, per il miglioramento, rischiano di peggiorarlo. Questo è successo nell'arte, che da quando la filosofia dell'arte non si è sempre interessata fortunatamente dell'arte, la filosofia, o comunque non c'era affatto la critica, cioè il primo critico dell'arte pare sia stato il Vasari, poi ci sono stati dei critici dell'arte che avevano quantomeno una certa sensibilità, per esempio Baudelaire. Ma la maggior parte sono degli impiegati di redazione a cui viene detto vai a vedere quella mostra e scrivi un articolo. E quindi è chiaro che anche chi tratta l'arte determina l'arte in un certo senso e sceglie le cose che sono al suo livello di conoscenza e di sensibilità. Quindi è tutto l'insieme che scivola, questo scivolamento, questa deriva sempre maggiore verso la banalità quotidiana, verso l'incapacità di vedere le condizioni con un certo distacco, con una certa lucidità, quello che io non mi stanco di definire coscienza critica, che è fondamentale per poter metterci di fronte alla nostra realtà, alla nostra vita e cercare di dare un senso per quanto è possibile, per quanto possa essere difficile. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.